Buongiorno a tutti quanti, siamo arrivati alla, siamo alla quarta domenica di Avvento, abbiamo acceso ieri sera la quarta candela, che è quella, vi ricordate, vi faccio la lezione, la prima candela era quella della speranza, la seconda candela era quella della fede, la terza candela era quella della... E siamo arrivati alla quarta candela che rappresenta la, la speranza. Ripeto, sono dei simboli. La faccia, scusate. Sono dei simboli, sono soltanto dei simboli che ci ricordano, sono delle indicazioni con cui noi usiamo a ricordare cose spirituali con cose fisiche. Siamo sulla pace. Allora, quando dico pace, cosa vi viene in mente? Risposta. Come tranquillità, perfetto. Altre? Assenza di rumori. Bene, ok. Altro ancora? Rilassamento. Ok, per cui la pace è qualcosa che ci fa stare bene. La finta pace prima della venuta di Cristo. È una finta pace prima della venuta di Cristo. Beh, interessante, ci possiamo discutere su questo. Per cui la pace può essere la pace dopo una guerra, oppure la pace sociale. Avete sentito mai la pace? Io non ho ancora capito che è la pace sociale, però nei TG dicono sempre la pace sociale. Non so che tipo di pace sia, comunque una pace. Come diceva la speranza, è qualcosa che ci rilassa, un bel tramonto sul lago, sul mare, no? ci può dare pace. Oppure, come diceva Janet, è la pace, il silenzio, quando i tuoi figli adolescenti sono usciti tutti quanti a casa. Finalmente c'è pace. E anche quelli più piccoli, forse quelli più piccoli devono uscire da casa. Però di quale pace vogliamo parlare oggi? Perché, come dicevo con Janet, parlare della pace in 30 minuti è un'impresa, perché è una parola che è ricorrente tantissimo nelle nostre vite. Nella Bibbia c'è scritto 266 volte pace nell'Antico Testamento e 91 volte nel Nuovo Testamento, e copre una quantità di argomenti, per cui mi sono focalizzato su alcuni argomenti. Però partiamo da come viene inteso pace in un vocabolario. Abbiamo fatto prima il Devoto Hill, la settimana scorsa al Treccani, questa volta usiamo il famoso Zingarelli. Zingarelli 2020 dice così: pace, assenza di lotte, scusate, e conflitti armati tra popoli e nazioni, periodo di buon accordo internazionale. Oppure pace, buona concordia, serenità, tranquillità di rapporti. Oppure tranquillità e serenità interiore. Allora, che cosa afferma il vocabolario di Zingarelli? Che la pace è l'assenza di guerra, no? Se non c'è la guerra, c'è la pace. Oppure essere concordi, vi ricordo, concordi è concordis, con lo stesso cuore, per uno stesso cuore. Oppure essere tranquilli dentro, quello che dice la speranza, avere tranquillità. Allora, però avete fatto caso a una cosa qua? Tutti i tipi di pace sono di derivazione umana, cioè l'autore della pace è l'uomo. Mi spiego meglio. La prima affermazione: assenza di lotte e conflitti tra popoli e nazioni. Che cosa significa? Che ci sono state delle persone, normalmente dei capi di Stato, che hanno deciso di non fare la guerra o hanno smesso una guerra, per cui viene dall'accordo tra un uomo con un altro uomo o con più uomini. La seconda: buona concordia, serenità, tranquillità di rapporti. Anche qui ci sono delle persone che decidono di andare concordis, con lo stesso cuore, per cui si mettono d'accordo su delle cose, per cui vanno assieme. Anche la terza, anche se non c'è un rapporto, è un rapporto con me stesso. Io sono tranquillo perché sono rilassato. Tra questo tipo di pace che noi stiamo festeggiando e simboleggiando con la nostra candela dell'Avvento, la sera che nacque Gesù, gli angeli, dopo aver annunciato ai pastori che sarebbe arrivato e avergli spiegato dove stava, hanno fatto quello che si faceva nelle gite. Nelle gite scolastiche che cosa succedeva? Quando stava per finire la gita, sul pullman, che facevamo? Cantavamo!
Gli angeli fanno la stessa cosa. Dopo che sono andati in questa missione, prima di tornare si mettono a cantare. E cantano questo. Luca 2, versetti 13 e 14. E a un tratto vi fu un angelo, vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, con tanti angeli, che lodava a Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Quella sera gli angeli, non so se avete notato, stavano affermando una cosa completamente differente da quella che afferma lo Zingarelli, che la pace è qualcosa che non crea l'uomo. Chi è che crea la pace? Dio. Oh, un attimo. Che la pace la crea a tutti gli uomini e le donne che egli gradisce. Allora, non voglio farvi uno studio di etimologia, però la parola gradisce è eudochia, che viene dal verbo docheo, che significa in greco, che significa essere contenti, più eu. Eu che cos'è? Significa buono, però messo davanti a una parola è rafforzativo. Dici: che cosa hai detto? Non ci ho capito niente. Ok, ve lo spiego più semplicemente. Conoscete la parola vescovo, vero? Se io davanti alla parola vescovo ci metto un'altra parola, arci, cosa diventa? Arcivescovo. Il vescovo c'è una posizione, l'arcivescovo è molto di più. Se io prendo la parola felice, contento, e ci metto davanti la parola arci, che cosa diventa? Diventa arci contento. Per cui non sono soltanto contento, sono al di sopra delle mie possibilità di contentezza. Faccio salti di gioia, tiro baci a tutti quanti, faccio un macello da quanto sono contento. Dio nel versetto di Luca è proprio questo, è eudochia, è arci contento. Per cui dà pace a delle parole di cui è delle persone, dà pace alle persone di cui è arci contento. Allora, per avere pace, il versetto ci dice che dobbiamo rendere arci contento Dio. Allora, se voglio la pace, come faccio? Come faccio a rendere arci contento Dio? Di renderlo così contento che fa i salti di gioia per me e mi dà la sua pace. Dio dà la pace a chi lo segue. In ebraico la parola pace è una parola che dovremmo conoscere, è questa qua. Quella in ebraico è shalom. Conoscete la parola shalom? Ok. Che poi ci sono la derivazione in arabo è salam, che è un saluto, che significa pace. Molte persone in chiesa ci salutiamo dicendoci pace. Noi diciamo shalom. E che significa shalom? Deriva da shalom, che significa essere al sicuro. Allora, da dove hanno preso questo tipo di saluto? Perché gli ebrei non si salutavano e non si salutano adesso dicendoci ciao. Ciao è una cosa nostra che viene dal veneziano. Ciao significa schiavo e significa servo vostro. Per cui quando dici ciao a una persona gli stai dicendo: io sono il tuo servo. Pensate, la prossima volta che dite ciao. Shalom significava pace. Allora, dove hanno preso questa parola pace? Leggiamo Numeri 6, 22, 26. Questo è Dio che parla. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aaron e ai suoi figli e di loro: voi benedirete così i figli di Israele. Direte loro: il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga verso di te il volto e ti dia la pace. Allora, siccome era troppo lunga la frase, piuttosto che dire tutte queste cose, le persone quando si salutavano dicevano l'ultima parola, pace, perché tutti quanti conoscevano questo tipo di benedizione, capivano che quando dicevano pace la persona che stava salutando voleva significare tutto questo: il Signore ti benedica, ti guidi, ti faccia risplendere, pace, con una sola frase. Di chi è che dà la pace anche in questo versetto? Il Signore.
Se non fosse abbastanza chiaro, leggiamo anche un versetto di Levitico. Versetto, capitolo 26, versetto 6. Io, Dio, farò sì che la pace regni nel paese, voi vi chiuderete e non ci sarà più chi vi spaventi. Allora, la pace, vedete, non è qualche cosa che crea l'uomo. La pace è data da Dio. So che cosa stai pensando adesso. Dice Marco, ma io tutta questa pace nel mondo non la vedo mica. Vedo soltanto una serie di intorno di basta che apro un telegiornale e vedo guerra, assassini, maltrattamenti, bombe, attentati, conflitti tra nazioni, conflitti tra partiti politici. Dov'è sta pace che tu dici? E avete ragione, il mondo non è un esempio di pace, assolutamente, non siamo un esempio di pace. Dio è vero che ha promesso la pace, ma ha una semplice e piccola condizione. Isaia 48, versetti 17 e 18. Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire. Se tu fossi stato attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe stata come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. Dio dà la pace a chi? A chi segue, dice, a chi segue i suoi comandamenti. E che sono stati dati per, dice, per il vostro bene, per il tuo bene. Io ti ho dato questi comandamenti. I comandamenti sono pochi. Quanti sono i comandamenti? 11. Bravo! Nel senso che nell'antico nel Vecchio Testamento erano 10 comandamenti, sono pochi. Gesù ne ha aggiunto un altro, in Giovanni 13:34, che dice: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Qui sono 10 più 1 i comandamenti. Sono pochi. Non è che sono tanti i comandamenti. Invece l'uomo sin dall'inizio ha pensato di fare per conto suo. Vi ricordate Adamo ed Eva? Quanti comandamenti avevano? Uno. Qual era? Bravissima Giovanna. Uno, che cos'era? Non dovevo mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E che cos'è Giovanni che fa? La prima cosa che fanno, Adamo ed Eva, che cosa fanno? Appunto, c'erano un comandamento, tacce, subito l'hanno violato. Tuttavia, Dio, siccome è un Dio di pace, ha deciso il Natale di 2000 anni fa, anno più o anno meno, come dico sempre, di provvedere un sistema per darci la sua pace, che è una pace differente da quella che il mondo dà. Gesù infatti dice: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. In altre versioni c'è scritto: io vi do una pace differente da quella che il mondo mi dà, che spiega un po' il mio concetto. Gesù ci sta dicendo: guarda che la mia pace è diversa da quella del mondo, non c'entra niente, è una cosa differente. Non è la pace che io ti sto portando, non è l'assenza di guerra. Quella è una mancanza di guerra che tu dici che è pace, ma non è vera pace. O l'andare d'accordo, o l'essere in pace con il mondo, ma qualcosa di differente attraverso cui noi possiamo gioire, attenzione, anche quando tutto è contro noi, perché uno, secondo la pace del mondo, se stiamo bene, secondo la pace di Gesù, noi possiamo gioire, avere pace nel momento che tutti ce l'hanno con noi, nel momento in cui noi siamo perseguitati, nel momento che siamo sotto stress, nel momento che siamo inseguiti da qualche duro. Mi dai la prossima? Gesù, Giovanni 16:33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma fatevi coraggio, io ho vinto. Questo che ti dice Gesù: io ti do la tua pace, se tu sei in me, tu avrai pace anche quando avrai tribolazione, tu avrai pace nella tribolazione. Ti faccio una domanda: come sei messo a pace? Come sei messa a pace in questo momento? C'è qualche guerra nella tua vita? Forse una guerra con la tua famiglia, con dei tuoi parenti, con i datori di lavoro, con persone che ti hanno fatto del male, forse un problema che qualcun altro ha
ha creato, appunto, tu non sei responsabile di quel problema che è stato creato, ma nonostante non stai in pace con te stesso perché c'è questa cosa che ti bolle dentro e non ce la fai a trattenere, sappi che Gesù vuole darti la sua pace, non quella del mondo. Non togliere il problema, certo, il Signore vuole togliere anche il problema, ma può darti pace nel frattempo che il problema c'è, nel bel mezzo della tempesta. Una pace che deriva dalla consapevolezza che tutto quello che ti accade in questo momento è passeggero. Paolo diceva così, 2 Corinzi 14:17, perché la nostra momentanea leggera afflizione, sta parlando di persone, stava parlando ai Corinzi, che erano persone che erano anche perseguitate per quello che stavano facendo, c'era, e stava parlando non soltanto a loro ma a tutte le chiese dell'area che erano perseguitate. Stava dicendo che la persecuzione, sapete che dove stava Paolo mentre scriveva questa cosa, vero? In prigione, legato a un soldato romano, lui c'aveva la catena. Lui stava dettando a un'altra persona e diceva: beh, in fondo la mia è una momentanea e leggera afflizione. Sapeva che sarebbe stato portato davanti all'imperatore e sarebbe stato ucciso. E una momentanea e leggera afflizione, perché la nostra momentanea e leggera afflizione ci produce una sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Gesù ha già vinto per te, ha già vinto per te. La sua pace è a tua disposizione ad una sola condizione, quella che dice Salomone nella sua grande saggezza. Salomone, al culmine della sua carriera, ha abbandonato Dio, e alla fine, quando abbandona Dio, alla fine dei suoi anni, prima di morire, scrive un libro che è stupendo, il mio libro preferito, il libro di Ecclesiaste, dove riflette su tutto quello che ha fatto nella sua vita e di tutte le cose sbagliate che ha fatto. E alla fine, le ultime righe del libro, dice queste cose. Il grande Salomone, che è stato ricchissimo, saggissimo, dice queste cose. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osservi i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Se lo dice Salomone, ci possiamo credere. Secondo motivo di riflessione sulla pace: la pace di Dio va conservata. E diciamo che noi siamo benedetti, no? Ok? Siamo benedetti, abbiamo la pace. Per esempio, no, c'è un problema. Il mondo gli piace tanto. Fatevi conto che la nostra pace sia un serbatoio, no? E Dio ci mette dentro la sua pace. Cioè abbiamo un serbatoio pieno di pace. Il mondo gli piace tanto farci i buchi sotto, per cui la pace esce. Per quanto possiamo essere santi, per quanto possiamo essere provarsi di sforzare per essere, di essere costanti, il nostro serbatoio della pace prima o poi perde, va via. Paolo afferma questo. Come possiamo fare? Io dunque, Efesini 4:1-3, io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vostra vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. La pace per Paolo è un vincolo. Allora, chi è che ha fatto ingegneria? No, vabbè. Chi è che ha fatto almeno geometra? Liceo scientifico. Sapete che cos'è in meccanica? Che cos'è un vincolo? Allora, ve lo faccio vedere con un piccolo esperimento. Allora, questi sono due assi di legno, no? Un vincolo è inteso qualsiasi cosa che impedisce all'altra, a un'altra cosa, di spostarsi, che si chiama vincolo, che può essere un piano su cui ho appoggiato questo, o un'altra cosa che adesso vi faccio vedere. Queste due assi, vedete che sono una sopra l'altra, però basta una piccola forza e la cosa esce, cade, e poi il vincolo è una cosa che deve impedire a queste due assi di rompersi. Se io, per esempio, metto Benjamin scarica una vite da 5 da 55 testa centri che sa come incassare domani e mettila sul conto della chiesa. Se io metto una vite
a questo punto io avrò questa cosa che se metto una forza, vedete, si sposta, può anche spostarsi di molto, ma alla fine queste due cose saranno unite e potranno sempre rincontrarsi. Il vincolo è questo, è qualche cosa che fa sì che due cose differenti siano unite e stiano assieme. Si possono allontanare un pochino, ma che alla fine c'è la possibilità di incontrarsi insieme. La pace sta dicendo che è qualche cosa che mi fa muovere anche, perché non è che mi fissa completamente. Se io avessi messo un vincolo dall'altra parte è il matrimonio. E non mi fa muovere. Guai. Questa è un'illustrazione che ho usato una volta per un matrimonio. È una città, sei vincolato, eh. Cioè, avevo messo pure la colla al bigamin per aumentare la presa sulle due assi. Però è un vincolo in cui posso muovermi, ma che alla fine io sono vincolato con l'altra persona. Ora, sarà facile come mettere una vite? Sarà facile come mettere una vita? Su due assi legni è facile, nella vita reale è un po' differente. Paolo lo dice, è un gran lavoro, ci vuole, come dice, ci vuole umiltà, ci vuole mansuetudine, ci vuole pazienza, ci vuole sopportazione, ci vuole amore, ci vogliono tante altre cose, tutto questo per ottenere che cosa? Per ottenere questo, Benjamin. Qui è Gesù che parla, le beatitudini, siamo sul monte. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Allora, questo è il premio. Se tu il vincolo della pace lo fai mettendo mansuetudine, mettendo mansuetudine, umiltà, pazienza, sopportazione, amore, sforzo, allora sarai chiamato figlio di Dio, allora sarai chiamato figlia di Dio. Vuoi essere chiamato figlio di Dio? Adoperati per la pace. Sii paziente, sii umile, sii mansueto, sii mansueta. Sopporta quando vorresti fare guerra. Ama. La prossima. 2 Timoteo 2:22. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che invocano il Signore con il cuore puro. Eviti inoltre le dispute storte e insensate, sapendo che c'è la loro contesa. Quale vite devi mettere nella tua vita? Quale vite ti necessita per ottenere la pace? Devi essere più umile? Devi essere più mansueto? Più mansueto? Devi essere più paziente? Devi essere più amorevole per poter conservare la pace di Dio? Riflettici su. Terzo e ultimo motivo di riflessione sulla pace. La pace va passata. Allora, diciamo che siamo diventati tutti quanti obbedienti ai comandamenti, no? Diciamo che ci sforziamo, abbiamo messo viti nella nostra vita per mettere il vincolo, e a questo punto finalmente possiamo rilasciarci e goderci la pace di Dio. Vero? No, assolutamente no, assolutamente no. Se vogliamo che Dio e Gesù continuino a riempire il serbatoio della nostra pace, c'è un'ultima cosa da fare. È un'ultima cosa che è in inglese sarebbe la ing forma, è un present continuous tense, è un presente progressivo che c'è da continuarlo, non puoi fermarti, è una cosa che devi continuare a fare per sempre, qualcosa che non lo devi interrompere, ma lo devi fare fino a che sarai vivo. Il prossimo peso, capitolo 4, versetto 9. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Che significa tutto questo? Che semplicemente devi testimoniare questo, devi continuare a testimoniare a Cristo, devi parlare della pace, devi spiegare la differenza che ha fatto il Dio della pace in te e nella tua vita. So anche qui quello che viene pensato, dice Marco, però un attimo, io non sono come te, non sono come Mario, io non ho fatto studi, non so parlare, non so da dove cominciare, mi imbarazzo, non ho la preparazione biblica, eccetera, eccetera, eccetera.
Allora, leggi bene il versetto di Paolo. Paolo non ti sta chiedendo di laurearti in teologia, non ti dice le cose che avete studiato alla scuola biblica, fatele, no, no. Paolo ti dice che le cose che avete imparate, ricevute, udite e viste. Che cosa significa? Significa che devi imparare, devi ricevere, devi udire e devi vedere. Paolo ti sta dando cose pratiche. Paolo era una persona, un intellettuale, ma che sapeva che gli altri gli serviva di fare le cose, non soltanto di capirle cerebralmente. Allora, forse tu sei uno che apprende studiando le cose, perché tutti quanti abbiamo diversi tipi di personalità. Per esempio, una delle cose che mi rimane è lo studio. Allora, mi piace studiare, però tu forse sei come me. E allora, le prime due frasi, avete imparate e ricevute, si collegano proprio allo studio. L'hai imparate, hai studiato, le hai ricevute, cioè tu le hai recepite, perché quelle ricevute nell'originale è apprendere per se stessi, recepire, mettere dentro, assimilare. Per cui tu puoi studiare la Bibbia, puoi studiare attraverso anche dei commentari, dei commenti, eccetera, perché quella è la tua maniera di ottenere il più. O forse non apprendi molto studiando, ma apprendi di più ascoltando. Invece della porta del cervello è la porta delle orecchie per il Vangelo. Allora, per te vale la pena di più ascoltare delle predicazioni, quelle di Mari, quelle mie, ma anche altre che trovi online, ci sono tantissimi siti. Attenzione a quello che cercate in rete, perché trovate tutte di più, però chiaramente se sono predicazioni di chiese sane, allora ascolta non soltanto le nostre predicazioni, ascolta anche quella di altri. Oppure non passi né per la porta del cervello né la porta degli orecchi, ma passi per le porte che degli occhi, nel senso che tu vedi una persona e dici: fammi vedere come la fai. Me la fai vedere, perché se me la racconti, o se me la spieghi, se io lo leggo sul libro, o se me la racconti, non mi devi far vedere come la fai. Allora, nel momento che tu vedi quello che viene fatto, allora capisci e riesci a replicarlo. Allora, per te forse conviene di più vedere, partecipare attivamente alla vita di una chiesa, entrare, venire la domenica, ma anche ai vari gruppi, ai gruppi di preghiera, ai gruppi come c'è per esempio da Mai il giovedì. Lì puoi vedere altre persone che pregano, altre persone che conducono, altre persone che insegnano, come parlano a Gesù degli altri, perché soprattutto nei gruppi si parla in una maniera differente di come noi parliamo durante la domenica. E pian piano tu impari a fare lo stesso, a che cosa fare, a passare, come dice Paolo. Tu stai passando la pace, il messaggio di Cristo agli altri, e a quel punto Dio della pace ti dà la pace. Ma alla fine, che tu sia credente, qualsiasi maniera, che entri dal cervello, dalle orecchie, dagli occhi o da qualsiasi altra fonte, che tu apprenda studiando, ascoltando, facendo, che cosa dice Paolo? Fateli. Stare seduto soltanto alla domenica in chiesa non è sufficiente, credimi, non è sufficiente. Pregare è buono, ma non è sufficiente. Venire la domenica è buono, ma non è sufficiente. Fateli. Non basta sedersi una volta a settimana in un posto, o sedersi ogni giorno per pregare. Devi fare le cose, le devi fare, perché amare non è un sentimento, ma amare è un'azione. In conclusione, la notte del Natale del 2019 anni fa, gli angeli cantarono quello che abbiamo visto all'inizio, questo: gloria a Dio negli uomini altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Che tipo di pace stai aspettando questo Natale? Vuoi la pace del mondo, ovvero l'assenza di guerra, la concordia, la tranquillità di vedere un bel tramonto, di vedere una bella immagine? Oppure vuoi un altro tipo di pace? La pace, l'assenza di guerra, il bel tramonto, la pace interiore, vengono
da te, ma anche da chi sta attorno a te. E dipendono anche dal fatto se uno vuol far pace o no. Se uno Stato vuol non avere guerra o meno. Oppure vuoi una pace che non dipende da nessuno, né da te né dagli altri. Che dipende soltanto da Dio. Quella che è data, che scende dal cielo, ma che Dio ha creato per te. Quella pace che ti dà gioia nel momento in cui tu sei sofferente, nel momento in cui tu stai soffrendo. Se quella pace che cerchi, è molto semplice, devi obbedire ai 10 più 1, ai 10 comandamenti di Dio e a quello di Gesù Cristo. Mettere una vite, un vincolo alla tua vita, che ti leghi agli altri, che facci in maniera di diventare una parte unica con i tuoi fratelli e le tue sorelle in Cristo, diventando più umile, più mansueto, più mansueta, più paziente, più amorevole, per poi passare questa pace agli altri, testimoniando Cristo. È questa la pace che vuoi? Se è questa la pace che vuoi, io ti dico, cosa stai aspettando? La pace è venuta a Natale. Andiamoci a pregare. Padre, ti ringraziamo per averci mandato Gesù, la nostra pace. La pace che il mondo non dà, la pace che tu vuoi che noi abbiamo in te, in Gesù. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose siano in me nel tuo cuore. Signore, io voglio quella pace, io cerco la tua pace, quella pace che tu hai dato dall'alto, quella pace che è indipendente dal fatto, da fattori esterni, da quello che può succedere nel mondo e nelle persone accanto a me. Io voglio quella pace. Signore Gesù, io voglio riposarmi e avere pace in te. Aiutami a essere più paziente, più mansueto, più mansueta, più amorevole, ad accorgermi di quello che succede intorno e ad essere di aiuto agli altri, perché io voglio quella pace, voglio che tu riempi la mia vita di pace ogni giorno. Io voglio testimoniare te di quella pace che mi trasforma e mi ha trasformato e mi trasformerà in ogni momento della mia vita. Signore Gesù, io ti prego durante questo Natale di ricevere il tuo Spirito Santo, te in forma di Spirito, affinché io possa essere un portatore, una portatrice di pace e ricevere quella pace che tu mi hai promesso. Tutte queste cose te le prego nel nome tanto di Signore Gesù.